strada piena di gente, mi ripagano degli sforzi che stiamo facendo, mi ripagano delle 14, 15, 16 ore al giorno che dedichiamo a questo progetto. Ieri qualcuno si è reso conto che siamo usciti da via Leardi alle 23:25, ovviamente tirandomi addosso le ire funeste di tutti i miei collaboratori. Quindi è il minimo che posso fare per tentare di realizzare questo progetto. È vero, in campo poi non ci andiamo noi con la nostra organizzazione, però credo che per raggiungere gli obiettivi all'inizio questo sia fondamentale. Quello che diceva l'assessore Giacchetti, oltre a ringraziarlo, ovviamente lo condivido, perché a parte avermi ieri quasi sequestrato in una stanza del comune perché avevo sbagliato strada, ma insomma, a parte questo, devo dire che è nato immediatamente un feeling con tutta l'amministrazione, e se abbiamo realizzato delle cose importanti in termini strutturali dello stadio è principalmente per loro e poi in seguito per la nostra caparbietà. Questa oggi è una giornata particolare, una giornata speciale, perché iniziamo a dar vita alle prime forme di quella che è la vera attività, perché poi sì, avete visto con quanta passione, seppur in punta di piedi, siamo arrivati in questa città, ma poi di fatto tutti aspettiamo di vedere i protagonisti. Una piccola parentesi, protagonisti, lo dico per tutti, lo dico per i giornalisti, che stiamo tentando di incrementare in termini calcistici, quindi stiamo lavorando parallelamente all'organizzazione e alla struttura anche sul mercato e sulla campagna acquisti. Questo è un piccolo inciso, perché per quelle poche volte purtroppo che ho a disposizione per girare per la città mi si chiede: allora arriva questo, arriva quell'altro. Sicuramente stiamo lavorando per far arrivare il meglio che si possa fare, per toglierci ovviamente dalle soddisfazioni. Quindi, senza dilungarmi oltre, vorrei intanto ringraziarvi, perché in tutte le occasioni che ho avuto per potermi confrontare con voi siete sempre stati numerosissimi, e questo veramente dimostra l'attaccamento che c'è nei confronti di questa maglia, di queste maglie che tra poco vedremo. Non rompiamo nulla, perché già abbiamo tanto da sistemare in città, facciamo pure una bandiera. Dicevo, queste maglie che andremo a vedere, che peraltro questa tradizione che c'è qui, che è molto bella, e quindi l'abbiamo sposata subito, quella di realizzare le maglie scelte dai tifosi, scelte da voi, e quindi abbiamo immediatamente seguito queste indicazioni. Vi do qualche cenno su quello che è stato fatto. Domenica ci sarà la prima partita ufficiale di Coppa Italia, oggi ce n'è una, io mi sono ufficialmente scusato perché la facciamo a porte chiuse, ma c'è una motivazione, d'accordo peraltro con la questura e con l'amministrazione, perché è un cantiere ancora, ci sono i lavori in corso, non stiamo solo facendo le panchine, grazie alle autorizzazioni dell'amministrazione stiamo facendo tutto, stiamo rinnovando i bagni, stiamo facendo tutto, quindi era impossibile poter far partecipare i tifosi a questa amichevole. Io me ne scuso ancora pubblicamente, ma non si poteva fare altrimenti. O non giocavamo su un altro campo, o entravano i tifosi, oppure si faceva a porte chiuse. L'allenatore ha deciso di farla per prendere le misure e iniziare a giocare su quel prato e a casa nostra, nello stadio Liberati, e purtroppo abbiamo dovuto farla a porte chiuse. Sarà l'unica circostanza, e quindi da domenica inizieremo a scendere in campo in maniera seria.